Buongiorno a tutti, venerdì 2 ottobre, oggi ci sarebbe dovuta essere la Damel Ultra Trail da 170 km per me, purtroppo è stata annullata a causa maltempo e quindi insieme ad altri ragazzi ci siamo svegliati alle 3 di mattina e adesso ci incontriamo per farci un bellissimo allenamento per conto nostro. Oggi vi porto con me, andiamo! Si tocca Ecco i di miei compagni di allenamento. Ivana, buongiorno. A che ora ti sei 3:45. svegliata questa mattina? Ah, presto. Io alle 3. Sandro, Eccoci, buongiorno, ciao, sì, ciao, pronto? Angio, prontissimo. Bro, pronti? Da 6 kg, no, pesa più di 6 kg, secondo me, Pesa pure più il di mio 6. pesa più di Certo. 6 kg. Io l'ho pesato proprio sulla bilancia, il mio fa 6 kg tondi tondi. Bene, bravi ragazzi. Belle magliette. Hai visto che figa? Bellissime, le trovate sul sito Ticom.esatto. www.ico.it. Ecco il nostro quarto compagno di oggi. Buongiorno. Buongiorno Guido, grande. Buongiorno. L'Adamello? L'Adamello l'anno prossimo. Bene ragazzi, metto lo zaino in spalla e iniziamo questa avventura. Vamos. Traccia caricata sul Garmin. Ivana sta facendo un momento social, storia su Instagram. Ivana Virgilio, seguitela. Sandro, Guido. Guido Vurran. Guido Furan. Sandro Roma. Sì, Sandro Roma, sì. Salutate. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Allora, via. Siamo ragazzi, credo che dobbiamo andare verso Sì, di là. uguale di qua, di qua. Andiamo. Porta latina, no, meglio di qua. La porta però di fronte. Cioè, vuoi attraversare il prato? Ah, No. vuoi già allungare di là. No, perché la porta è proprio là, di fronte. Volevo Ok. prendere. Però questa finisce lì, finisce sempre. Sì? Sì. Non più su. Via, sono Ah, pronto. no, non lo Ma siamo so. guidati da Sandro? No, Mi preoccupa questa ma cosa. No, siamo assolutamente. guidati dalla traccia GPS. Assolutamente. No, capito, perché l'ultima volta ci ha portato. No, no, non è No, stata no. l'ultima volta. L'ultima volta è perché qualcuno ha voluto tagliare, che non ce la facevo più. Allora ho dovuto trovare una soluzione immediata. Dai, andiamo ragazzi, dai. Cioè, Io attivo, eh. pronti? Sì. Oddio. Via! Oh! Vabbè, per tanto dovremmo Ragazzi, non abbiamo detto dove siamo a Caracalla, al centro di Roma. Però adesso non facciamo vedere nulla. Magari di là c'è qualcosa da vedere. Partenza al centro di Roma. È un po' strano, eh? Di solito Sì, infatti, partenze sto pensando, è la prima volta in che partiamo, montagna. sì. Prima vera partenza in un centro cittadino. Andiamo ragazzi, stiamo uscendo da Roma, via Appia Antica, San Pietrini. Oh. Spettacolo ragazzi, c'è anche la luna piena lì dietro che ci tiene compagnia. Vado, se no qui mi lasciano indietro. Di giorno qui deve essere uno spettacolo. Prima ora passata e è il momento in cui vi dico quello che andiamo a fare in questo allenamento. Oggi andremo a percorrere 100 km del cammino di San Tommaso, corriamo da Roma fino a Subiaco. Siamo noi quattro, partiti alle 5 di mattina. Quando arriveremo, non lo so, sarà un viaggio molto interessante. Quindi, più o meno sono 100 km con 3000 metri di dislivello secondo traccia Garmin. Vediamo se sarà giusto alla fine. Ragazzi, noi proseguiamo la giornata.
È lunga. Come vai, Mana? Alla grande. Alla grande. Perfetto. Andiamo, ragazzi. Prime luci dell'alba. Oggi non siamo in cima a una montagna, purtroppo. Siamo dalle parti di Ciampino. Siamo sempre sull'Appia Antica e stiamo uscendo da Roma. Poche parole. E adesso giriamo, poi andiamo verso Subiaco. Ottime sensazioni. E vi spiego un secondo il perché di questo allenamento. E eravamo tutti quanti iscritti alla Damel Ultra Trail. Due di loro sono miei allievi, quindi ho deciso di fare questo bellissimo lungo e questo bellissimo allenamento insieme a loro. Così ci stiamo rifacendo della Damello che è stata annullata. Sono davvero contento di passare questa giornata insieme a loro. Eccoli lì giù. E altra cosa, informazione molto importante: tra 2 settimane correrò insieme ad Alex Tucci 300 km sul cammino di San Tommaso. Faremo da Roma a Ortona non stop. Sarà un'impresa abbastanza impegnativa, come lo sarà anche l'allenamento di oggi, più che altro perché, ragazzi, alla fine mi sono allenato molto in montagna, molto sul dislivello, mentre invece questo è un percorso molto più corribile e io non sono abituato al momento a questi tipi di percorsi, quindi devo riadattarmi un secondo. Speriamo vada bene, sarà una bellissima impresa, quindi questo allenamento di oggi è in previsione del super lungo, del super viaggio che farò con Alex da 300 km non stop Roma-Ortona. Speriamo bene, ragazzi. Intanto riparto, che me li sono persi per registrare. Andiamo. Per te invece qui è la distanza più lunga? Assolutamente. La giornata di oggi. Di 50 fino adesso. Massimo 50? Massimo 50. Chissà cosa c'è dopo 50. Dopo i 50 ci sono le colonne d'Ercole. Wow, test. Bella sfida. Bello, eh? Sì. Finalmente abbiamo lasciato il percorso cittadino e siamo in mezzo ai sentieri, in mezzo al verde. Tratto bellissimo dei Castelli Romani, del Parco dei Castelli Romani. Forza, andiamo. Eccoci, breve aggiornamento, siamo al 40° chilometro, quasi a metà strada. Io inizio a sentire già un po' la stanchezza. La verità è che non sono abituato a questo tipo di percorsi così corribili e sono più abituato cammina in salita, corri in discesa, cammina in salita, corri in discesa e va bene. È tutto allenamento in vista
dei 300 km, poi sono sempre in ottima compagnia. Sandro, come stai? Sto ancora in piedi. Ah, bene. Perfetto. Ci siamo? Siamo quasi al giro di boa, dai. Ottimo. Manca poco. Guido, come stai? Alla grande. Ah, Guido sta in formissimo oggi. È splendido. Prego. Tira il gruppo, sta sempre lì davanti. Incredibile. E poi abbiamo la nostra Wonder Woman. Come stai, Vana? Bene. Bene? Sì. Un po' di fastidio alla schiena, però. Fresca come una rosa? Oddio, fresca fresca no, ma bene. Ottimo. Perfetto. Quasi a metà strada. Allora, adesso dobbiamo andare, sembra, di qua a sinistra. Andiamo. Comunque, ragazzi, devo dirvi che il tratto nel Parco dei Castelli Romani è stupendo, bellissimo. Poi sapete che a me piacciono i boschi, piace stare in mezzo al verde, quindi veramente bello 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 questo tratto di cammino. Vedremo più avanti il resto del percorso. Andiamo. Eccoci, chilometro 52-57, abbiamo superato la metà, abbiamo finito la seconda tappa e siamo ad Artena, quello è il paesino di Artena, c'è anche sotto, fare attenzione a non cadere, e 52esimo chilometro, io sinceramente sono stanco, sono un po' stanco, però piano piano stiamo proseguendo, sono super contento di aver finito per adesso la seconda tappa e continuiamo il nostro percorso, adesso devo cambiare traccia. Ragazzi, proseguiamo! Seconda tappa completata! Sosta, rifornimento acqua, abbiamo finito i liquidi a disposizione e poi si riparte.